Scopri l'igiene al pro e colori della pace per Paolo Vidoz, 110 kg al peso per lui, di carnato più scuro Edoardo Sandivares, calzoncini completamente bianchi, 115 kg al peso. Quindi dopo la sconfitta subita nel mese di agosto 2002 negli Stati Uniti contro Zuri Lawrence, Polone Vidoz ha avuto una crisi di rigetto e poi ha deciso di riprendere la sua attività in Italia, 4-5 mezzi per rientrare in piena forma e poi tentare la scalata al titolo europeo della categoria che detiene il tedesco di origine turca Samil San, un pugile, e vediamo che c'è il pugile argentino che va al tappeto, non ce la fa a rialzarsi. E per l'arbitro il match è finito. Non riesce a respirare il pugile argentino. Ha sentito un dolore alla mascella. Ora ci auguriamo di rivedere alla replay quello che è successo. Qui siamo all'angolo di Paolo Vidoz. Sembra adesso aver recuperato, ma vediamo che l'argentino, vedete, muove la bocca, vediamo se è come l'ha preso. Rivediamo, forse meglio da un'altra angolazione. È un destro che entra sotto, nell'immagine non si vede benissimo. Forse vediamolo qui, è entrato qui sotto, prima con il sinistro e poi con il destro. E Paolo Vidoz non ha dato l'impressione, il colpo, di essere così terrificante.